Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù, dai figli di Israele. Non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore e erediterà questi beni? Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte. E non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.